ormai prive di obiettivi, poche emozioni al Vallese, con l'ABBA che supera nel finale il Vasto Marina e saluta così in maniera positiva sia il pubblico amico che il proprio mister De Amicis che dà l'addio al clan adriatico uno squalificato per parte, il difensore Ciancaioni, nelle file al Benzi, la mezzala avvantaggiato in quelle vastesi padroni di casa con i mili dall'inizio e Ridolfi con sueto terminale offensivo Biancorossi con il classico 4-3-3 Vicentini esterno basso e il trio autunno sputore Galasso a governare l'attacco da destra verso sinistra, appena 4 minuti ed è De Berardini sta a tentare la sola. Dei 20 metri, la barba è attento. Al nonno il tecnico De Amicis è costretto al primo cambio. L'infortunato Vincenzi viene rilevato da Pierluigi Maurizzi. I ritmi sono quelli compassati tipici di una gara di fine stagione, ma il 25esimo l'alba passa. Il mancino di De Berardini si è illuminante per favorire il colpo di testa vincente di Stefano Maurizi. 1-0 e esultanza bagnata dal caterino giallo per il centrocampista di casa. Bisogna aspettare 35 giri di lancette per assistere alla reazione Vastese ma fa tremendamente male agli avversari. Mai lasciare troppo spazio di esecuzione al mancino mortifero di Vicentini. La sua botta da fuori area lascia impietrito Benigni e si posa all'incrocio. 1-1. La frazione si spegne con un'azione classica di contropiede dei rossoverdi. La barba tuttavia ipnotizza Ridolfi deviando in angolo. Esaurito l'intervallo lungo, al 54esimo doppio cambio Vastese con Soria e Aziz per sputore. Il lupo mister Vecchiotti opta per il 4-2-3-1. Proprio il neoentrato Soria si produce in una delle sue tipiche azioni. Parte da destra, tiene in apprensione la difesa al benze, ma il suo tiro è troppo debole per impensierire Benigni. Insistono gli ospiti. Minuto 62 sugli sviluppi di un corner. Galasso chiede ed ottiene l'1-2 da Aziz. Si accentra, ma non inquadra lo specchio. L'alba risponde con questo tiro in bello stile, ma troppo centrale, effettuato da Palmarini. I minuti finali regalano un imprevedibile patos. Il dinamico Aziz, servito da Cesario, chiude in maniera flebile. Benigni in due tempi ne arresta la Verve. Si arriva all'ottantottesimo e accade l'impossibile nell'area terramana con Soria e Cesario che sul più bello finiscono per ostacolarsi involontariamente, non riuscendo a ribadire in rete un semplice tocco vincente. La regola non scritta nel calcio, così una volta di più si tramuta in realtà. Rapido capovolgimento di fronte, il protagonista di giornata si conferma Stefano Maurizi, che elude l'addormentata retroguardia vastese e fredda la barba all'angolino, griffando la personale doppietta di giornata. Si terra Marico è praticamente nullo per gli ospiti, il 2-1 finale permette al team albenze un degno saluto casaringo